Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi vi porto il tutorial del gioco che ho fatto a Mirko. Se non l'avete visto, ve lo lascio in descrizione. A proposito, vi ringrazio per tutti i like che avete lasciato sotto il video. Sono molto molto contenta che vi sia piaciuto. Qua c'è un capello che togliamo immediatamente. Allora, per fare questo gioco vi serve, ma tra virgolette vi serve perché non è necessario, ci sono tanti modi, insomma, per farlo. Comunque, io uso un mazzo one way. Lo metto tutto quanto dello stesso verso, ok? E quando faccio scegliere la carta allo spettatore, la inserisco nel mazzo nel verso contrario. Ecco che quindi poi, quando andrò a scorrere le carte, riuscirò a riconoscerla da tutte le altre, ok? Se non avete il mazzo one way, cosa volete che vi dica? Non so, potete forzare la carta. Ok, forzate una carta in qualsiasi modo e poi andate a prendere queste carte di faccia. E ovviamente quando vedete quella carta lì la includete nelle 6. Insomma, questa è un'idea, poi fate voi, insomma. Comunque, ricapitolando, quindi io vabbè, mostro che ho un mazzo di carte tutte quante diverse. Poi vado a mescolare, può mescolare anche lo spettatore, ma io ve lo sconsiglio perché magari, che ne so, è un po' imbranato, gli cadono le carte, capito? Poi magari nel riprenderle le gira e quindi, insomma, potrebbe incasinarvi. Comunque, mescolate il mazzo e fate scegliere una carta allo spettatore, come volete voi. Questa carta poi, appunto, va inserita nel verso opposto. Adesso magari rivedete il modo che ho fatto io, comunque ci sono mille modi per mettere una carta nel verso opposto senza farsi notare, ok? E poi andate a mescolare di nuovo per disperderla. Adesso io lo faccio perché adesso non ho più le carte in one way, perché facendovi l'esempio delle carte che possono cadere sono andata a rovinare tutto, sono una cretina. Vabbè, facciamolo così, la metto di faccia la carta scelta dallo spettatore, ok? Tanto non cambia niente, sto facendo il tutorial. Allora, supponiamo che lo spettatore scelga questo 4 di picche, che ovviamente il mago non vede. La faccio reinserire nel verso contrario e poi vado a mescolare, ok? E dico, adesso vado a ritrovare la tua carta. Però, dico, beh, cacchio, però è impossibile perché ho mescolato prima, ho mescolato dopo, cioè, mamma mia, come cavolo faccio? È veramente impossibile. Quindi mi do più possibilità. All'inizio dico 3, come avete visto nel video, perché non voglio dare subito l'idea, cioè non voglio dare l'idea che il numero 6 sia proprio il numero chiave, ok? Quindi poi aumento. Oh, ma senti un po', un trattore. Aumento il numero man mano che vado avanti, capito? Quindi scorro le carte, ne prendo un po' a caso, tipo una, due, tre, ok? Però non so, magari facciamo quattro, sì dai, perché è difficile, sai com'è. Quindi prendo la carta, la metto giù, poi facciamo, non so, facciamo cinque, dai, facciamo sei, sei e non se ne parla più, quindi prendo un'altra carta e facciamo sei. Le vado a posizionare sul tappetino. Noi sappiamo ovviamente qual è la carta perché la riconosciamo dal one way, ok? E diciamo allo spettatore di sceglierne una e di metterla qui. Allora, questo gioco prevede 6 out perché tutto dipende da come posiziona le carte, perché potrebbe mettere la sua carta prima, seconda, terza, quarta, quinta oppure sesta. Allora, gli out sono questi. Viene un po' da sé capire che se sceglie proprio la sua carta, non andiamo a fargli assemblare tutte quante le carte, ok? Noi possiamo, anzi forse così è un po', diciamo è la cosa più, è l'out più magico. Andiamo semplicemente a ricapitolare tutto quello che è successo, quindi carta scelta, mazzo mescolato, io ho scelto a sensazione senza neanche guardarle le carte. 6 carte per darmi più possibilità, però tu hai scelto fra queste 6 proprio questa. Vai a vedere che carta è, anzi io farei così. Intanto andiamo a vedere se tra... Vi ricordo che questa è girata di dorso, eh. Andiamo a vedere se tra queste 6 ho scelto proprio la tua. Quindi prima magari facciamo vedere il mazzo, lui cercherà la sua, non c'è. Bene, quindi vuol dire che tra queste 6
Ho preso proprio la tua. Andiamo a vedere se tra quelle che hai lasciato c'è la tua, quindi lui guarderà tutte quante le carte, non c'è, e per forza di cose, quindi la sua carta sarà quella da lui scelta. Ok? Questo era il primo out nel caso prendesse proprio per prima la sua carta. Ok, stessa cosa al contrario, ovvero se la prende per ultima. Quindi prendi una carta, la metti qua, questa. Prendi una carta, la metti sopra, prendi una carta, la metti sopra, prendi una carta, la metti sopra, sopra. Hai lasciato una sola carta sul tavolo. Ok? Facciamo vedere il mazzo per far vedere. Andiamo a vedere se tra le sei che ho preso c'era la tua, perché altrimenti il gioco, insomma, non funziona. Quindi andrà a vedere le carte, non ci sarà la sua, gli facciamo vedere le carte che ha scartato e gli facciamo vedere che l'ultima che ha lasciato sul tappetino, insomma, è proprio la sua. Quindi questo era l'out per il primo e per la sesta, chiamiamola sesta posizione. Ora andiamo a vedere tutti gli altri casi, quindi se la mette in seconda, terza, quarta, quinta. Allora, sono dei procedimenti simili, diciamo, ma con dei dettagli diversi che magari all'inizio vi sembreranno un po' difficili da memorizzare, ma vi darò poi delle dritte per sapere al volo quale procedimento bisogna fare per farlo rimanere con la sua carta, ok? Allora, supponiamo che come nella performance ci metta la carta quinta. Quindi prende questa, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Allora, la carta ce l'ha messa quinta, quindi per farlo rimanere con la sua carta in mano, bisogna fargli fare una conta all'australiana, una conta, scusate, com'è che si dice, un miscuglio, in questo caso è un processo di eliminazione, eliminazione, facendogli girare le carte di faccia e cominciando da sotto, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, e la carta che gli rimane in mano sarà la sua. Ok? Adesso ve li spiego tutti velocemente e poi vedrete quale tecnica io uso e vi consiglio per non dimenticarvi mai il procedimento esatto. Supponiamo che la metta quarta. Ok? Quindi mette 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anche qui bisogna fargli girare il mazzetto di faccia, ma cominciando dal tavolo. Quindi tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo rimane con la sua carta. Se la mette terza, si rimane con le carte di dorso e si comincia dal tavolo. Tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo rimane con questa. Se la mette seconda, agisce sempre con le carte di dorso, ma si comincia da sotto, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, rimane con la sua. Quindi abbiamo un out per ogni posizione in cui ci mette la carta. Ora vi dico come ricordare facilmente, molto facilmente, quale procedimento usare per ogni posizione in cui ci mette la carta. Vabbè. Ricapitoliamo un attimo che se la prende per prima o se la lascia per ultima, dovete fare quella cosa lì, no? Senza nessun processo di eliminazione. Ok? Allora, cominciamo dalla seconda. Per seconda intendo che ce la mette per seconda. Quindi prende una carta, prende la sua per seconda. Ok? E mette le altre come vuole, non c'è importanza. Allora, attenzione, ricordatevi questa parola, seconda. Seconda inizia per S. Ok? Seconda inizia per S. Per quanto riguarda la seconda e la terza, si agisce sempre di dorso. Ricordatevi la parola seconda che inizia per S come sotto. Quindi dovrete cominciare da sotto. Ok? Sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo rimane con la sua. Se la mette terza, seconda
sempre di dorso, ricordatevi, seconda e terza sempre di dorso, terza comincia con T, come tavolo, quindi tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo, rimane con la sua. Se la mette, attenzione, perché vabbè, quarta e quinta sarebbe, no? Però per facilitarvi meglio il procedimento che bisogna fare, io dividerei queste carte in due, cioè prima, seconda, terza, ups, terza, seconda, prima. Perché è così che funziona? Perché per quanto riguarda la quarta e la quinta, lo spettatore deve agire di faccia, ok? E quindi la sua carta non è più quinta, ma è terza, a partire dalla cima, ovviamente, ok? Quindi prima, seconda, terza, non pensate più quarta e quinta. Pensate terza, seconda, prima. Ok? Lui l'ha messa nella seconda parte, quella più alta. Quindi quando le mette nella seconda parte, quella più alta, ricordatevi che bisogna fargli girare il mazzetto di faccia. L'ha messa in terza posizione, terza comincia per T, quindi tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo sotto, tavolo, la sua carta. Se la mette per quinta, ma che sarebbe la seconda a partire dalla cima, si agisce di faccia, ricordatevi. Seconda inizia per S, quindi sotto, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, sotto tavolo, rimane con la sua. Ok, questi sono i sei out. Secondo me, con questo metodino delle iniziali, ricorderete facilmente come dovete agire. Se è seconda si partirà da sotto, se è terza si partirà dal tavolo. Se è tra le prime tre, tra le prime inteso quelle che appoggia per prime sul tappetino, si agisce di dorso. Se è tra le ultime tre, quindi queste qui, si agisce di faccia. Allora, io spero di essermi spiegata bene. Comunque, se avete domande, sono qua a vostra disposizione. Spero che il gioco e il tutorial vi sia piaciuto e vi auguro in bocca al lupo e buona fortuna con questo gioco. Grazie per aver visto il video fin qua, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!